Poracci, eccoci pronti a commentare a caldo il grande reveal del secondo Pokémon Presents. Il big project anticipato la volta scorsa ha quindi preso il nome di Pokémon Unite, un MOBA free to start pensato per Switch e per il mercato mobile, che ha colto tutti abbastanza di sorpresa. Non mancano di certo le perplessità, e anche a ragione. Vorrei quindi provare a contestualizzare quest'ultima mossa di The Pokémon Company insieme a voi. Prima però, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! Poracci, capisco la delusione dei fan che si aspettavano qualcosa di decisamente diverso da questo Pokémon Presents. In realtà, secondo me, l'annuncio ha la sua valenza e si inserisce perfettamente all'interno delle mire espansionistiche che The Pokémon Company ha in serbo per il suo brand transmediale. Molti di voi mi hanno giustamente fatto riflettere su come in realtà la presentazione della settimana scorsa avesse il suo pubblico di riferimento. Questi video non sono infatti delle vetrine espositive per l'operato di Game Freak e per quanto sia legittimo aspettarsi di più dagli sviluppatori, soprattutto dopo i passi falsi fatti con l'ottava generazione, bisogna ridimensionare le proprie aspettative da fan storici della saga e rendersi conto che la prima preoccupazione di TPC è un bacino d'utenza molto più vasto rispetto a quello dei giocatori console. Poi, dopo delle bastonate come Smile e Caffè, era anche sbagliatissimo aspettarsi qualcosa di rivoluzionario in ambito gaming dal Direct di oggi, e così è stato, anzi, volendo, è andata molto meglio oggi rispetto a 7 giorni fa. Cosa ne penso quindi di Unite? È un titolo che, come giocatore, mi lascia totalmente indifferente. Non gioco a League of Legends, non amo i MOBA e, in generale, il gaming competitivo online non è un mondo che mi interessa. Però, oggettivamente, un progetto come Unite ha una valenza storica non da poco. Il prodotto, infatti, segna la prima collaborazione tra due colossi del settore gaming e la fusione di due realtà che fino adesso sono sempre andate in parallelo, scontrandosi anche parecchie volte. La Cina incontra il Giappone e il territorio di unione è il florido mercato mobile, settore in cui il brand di Pokémon ha iniziato a muovere i primi passi pochi anni fa. Il colosso Tencent invece ha dalla sua alcuni dei più grandi sviluppatori del settore e saranno proprio i veterani di Team Studios ad occuparsi del progetto. Parliamo del team dietro a giochi come Honor of Kings, Arena of Valor e Call of Duty Mobile e che quindi si sono dimostrati perfettamente in grado di adattare alle dinamiche mobile brand di una certa complessità. Quel poco che si è visto del gioco probabilmente avrà catturato l'attenzione di molti e l'immaginario Pokémon trasportato all'interno di un impianto MOBA semplificato ha del grandissimo potenziale. Bisognerà provarlo con mano o aspettare qualche informazione più dettagliata per capirne l'effettiva bontà, ma è chiaro che se due colossi dell'intrattenimento videoludico scendono in campo per aggredire un settore in forte crescita, faranno di tutto per risultare appetibili ad un pubblico più ampio possibile. Non aspettiamoci quindi nulla di rivoluzionario o sconvolgente, ma Unite sarà un titolo in grado di far parlare di sé per lungo tempo, un po' come accadde anche per Pokémon Go. L'unica reale critica che mi sento di fare è che, ancora una volta, a livello comunicativo, The Pokémon Company è sempre impacciata e sbaglia palesemente modi e ritmi di presentazione. Continuo a pensare che questi presents, con tanto di Dream Team nipponico chiamato a provare in anteprima Unite, siano annunci pensati principalmente per l'utenza giapponese e che scegliere la formula del Direct sia abbastanza fuorviante per le aspettative dei gamer. Inoltre, non capisco il senso di aver ritardato di una settimana questo grande annuncio, quasi a voler distanziare concettualmente Unite da quanto visto nel primo Presents. Sarebbe stato sicuramente più a fuoco proporre tutto in un'unica ondata, o magari dedicare il primo video a Snap e l'uscita del DLC di Spada e Scudo e spostare tutti gli annunci mobile alla presentazione di oggi. Non solo si sarebbe creata meno confusione, ma il malcontento sarebbe stato più contenuto. C'è insomma tantissimo ancora da capire a proposito di Unite, ad esempio come saranno integrati i pagamenti in game, che ripercussioni avranno sulla struttura di gioco o anche, semplicemente, se il gameplay sarà in grado di appassionare tanto i veterani dei MOBA quanto chi non è avvezzo al genere. In attesa di nuove informazioni vi aspetto nei commenti. Cosa ne pensate di Pokémon Unite e di questi due presents? Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, deluso ma non troppo. Ciao!